Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Tua, per sempre in te e tu in me, come un cielo così terra.
così terra. Come in cielo così terra. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, tratto dal volume 11, 3 maggio 1916. Figlia mia, prega, ma prega come prego io, cioè riversati tutta nella mia volontà e in questa troverai Dio e tutte le creature. Le darai a Dio come se fosse una sola creatura. Perché il volere divino è il padrone di tutti. E deporrai ai piedi della divinità gli atti buoni, per darle onore, e i cattivi, per ripararli con la santità, potenza ed immensità della divina volontà a cui niente sfugge. Questa fu la vita della mia umanità sulla terra. Per quanto santa essa fosse, ebbi bisogno di questo divino volere, per dare completa soddisfazione al Padre e redimere le umane generazioni, perché solo in questo divin volere io trovavo tutte le generazioni passate, presenti e future, e tutti i loro pensieri, parole, atti, eccetera, come in atto. E in questo santo volere, senza che nulla mi sfuggisse, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente, e per ciascuno in particolare io mi portavo innanzi alla Maestà Suprema e li riparavo. E in questa stessa volontà scendevo nella mente di ciascuna creatura, dando loro il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze. Nei miei sguardi prendevo gli occhi di tutte le creature, nella mia voce le loro parole, nei miei movimenti i loro movimenti, nelle mie mani le loro opere, nei miei piedi i loro passi, nel mio cuore gli affetti e desideri, e facendoli come miei in questo divin volere, la mia umanità soddisfaceva il Padre e mettevo in salvo le povere creature, e il divin Padre ne restava soddisfatto. Non poteva rigettarmi, essendo il santo volere lui stesso. Avrebbe forse rigettato se stesso? No, certo, molto più che in questi atti trovava santità perfetta, bellezza inarrivabile e rapitrice, amore sommo, atti immensi ed eterni, potenza invincibile. Questa fu tutta la mia vita della mia umanità sulla terra, per continuarla nel cielo e nel Santissimo Sacramento. Ora, perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama, tutto è possibile unito con me. Nella mia volontà prega e porta innanzi alla Maestà Divina i pensieri di tutti nei tuoi pensieri, nei tuoi occhi gli sguardi di tutti, nelle tue parole, nei movimenti, negli affetti, nei desideri, quelli dei tuoi fratelli, per ripararli, per impetrare per loro luce, grazia, amore. Nel mio volere ti troverai in me ed in tutti farai la mia vita, pregherai con me. E il Divin Padre ne sarà contento e tutto il cielo dirà: chi ci chiama sulla terra? Chi è che vuole stringere in sé questo santo volere racchiudendo tutti noi insieme? E quanto bene può ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra. Bene, in questa splendida meditazione Gesù di nuovo ci porta dentro la sua santissima umanità e ci mostra e ci spiega cosa ha fatto quando era sulla terra, attenzione, cosa continua a fare ora che sta in cielo e soprattutto, argomento che sarà da approfondire, cosa fa nel Santissimo Sacramento e, oltre che cosa fa, come lo fa e anche perché lo fa, per poi esortarci a fare come lui, perché vivere nella Divina Volontà vuol dire, in un certo senso, continuare la vita di Gesù sulla terra, essere veramente un altro Cristo. Voi sapete che il cristiano come alter Christus era un adagio molto diffuso nell'antica patristica, quando la fede era molto più viva rispetto ad oggi, anche se non senza
problemi, non dobbiamo immaginare la chiesa delle origini semplicemente come tutto un idillio dove tutto funziona alla grande, no? La prima lettera ai Corinzi, le lettere di San Paolo ai Corinzi, ma anche le lettere di San Clemente Papa ci attestano, insomma, che c'erano comunque dei problemi, perché comunque c'è l'uomo, purtroppo ci sono dei problemi, però certamente il tasso medio, chiamiamolo così, di fede della Chiesa dei primi secoli, certamente non è paragonabile, insomma, alla nostra attuale trascuratezza, tiepidezza, eccetera. Beh, in quei tempi era ovvio che il cristiano era un alter Christus, cioè un altro Cristo, punto. Senza bisogno di troppe spiegazioni, di troppe teologie, di troppe chiacchiere, no? Cristo la sta in cielo, continua a stare sulla terra come? Attraverso i suoi fedeli discepoli che ne riproducono fedelmente la vita e lo stile di vita. Ancora, il compimento pieno di questa vocazione, che è vocazione di ogni fedele, di ogni cristiano, quindi quello che veramente ci consente di rifare esattamente quello che ha fatto Gesù sulla terra e non in ordine agli atti assolutamente eroici che ha compiuto e che necessitano di una grazia particolare, no? Tanto per dirne uno, i 40 giorni di digiuno che ha fatto nel deserto, San Francesco li ha rifatti sul lago Trasimeno, insomma non è tanto semplice fare una cosa del genere, no? È più semplice fare qualche digiuno, questo è opportuno farlo, è raccomandato, se ci sono le condizioni ovviamente di salute e spirituali per poterlo fare, cose che vanno sempre viste e concordate con un direttore spirituale, no? Qui non si tratta di imitare Gesù negli eroismi, insomma, unici, o pensiamo alle pene acerbissime, insomma, della sua passione, no? Che soltanto alcuni grandi santi hanno imitato un po' da vicino, quindi sottoponendosi a penitenze veramente allucinanti, no? Pure i martiri, ne hanno bevuto qualche scoccia, ecco, al calice di nostro Signore Gesù Cristo. Qualche piccola goccia, eppure i tormenti che hanno vissuto erano atroci, no? Qui si tratta di riprodurre il mistero di tutta la vita terrena di Gesù, in particolare i misteri della vita nascosta che dobbiamo sempre ricordare. Allora, tanto per spiegare, Gesù fa innanzitutto una premessa. La sua umanità evidentemente era santissima. E stesso discorso vale per quello della Divina Maria. Dice, ma se non fosse stata unita al Divin Volere, Gesù sarebbe stata, l'ho già detto forse nei giorni scorsi, la persona più in assoluto, più santa che ci sia stata sulla terra senza nessun dubbio, ma i suoi atti non sarebbero stati salvifici, perché se fosse stata una persona semplicemente umana, per quanto santa, i suoi atti erano atti personali, propri, che potevano essere offerti al Signore, ma non potevano raggiungere tutte le generazioni, passate, presenti e future. Perché raggiungere tutte le generazioni, passate, presenti e future, e quindi essere il Redentore universale, è proprio soltanto della Divina Volontà. E quindi anche l'umanità di Gesù, unita ipostaticamente alla persona del Verbo, agiva nella Divina Volontà ininterrottamente. E come tante volte abbiamo già detto, anche la Divina Maria, al primo istante stesso del concepimento, ha rinunciato alla sua propria personale volontà e ha aderito in tutto alla volontà divina. In modo tale che ha potuto anche lei, da subito, cooperare, come dice il Concilio Vaticano II, con Gesù alla nostra redenzione, assumendo il titolo di corredentrice dell'umanità, proprio per questa sua vita ininterrottamente compiuta, ecco, atto per atto, attimo per attimo, nella divina volontà. Quindi, che cosa faceva Gesù? Gesù faceva in questo suo pellegrinare terreno atti comuni. Gesù guardava,
Gesù si lavava, Gesù lavorava, Gesù faceva i servizi di casa, Gesù camminava, Gesù mangiava, Gesù dormiva, Gesù conversava, Gesù pregava e possiamo continuare, no? Gesù aveva un cuore che batteva, aveva un sangue che circolava e tutto questo era ininterrottamente compiuto nella divina volontà. Perché? Prima perché doveva compiere degli atti lui assolutamente perfetti, come avrebbe dovuto compierli ad Adamo e come fece del resto la Divina Maria, la nuova Eva. Quindi dare al Padre la soddisfazione di vedere l'umanità da lui creata compiere ciò per cui era stata creata. Quindi non semplici atti buoni umani, ma atti ininterrottamente divini, che davano al Padre la massima gloria possibile e alla creatura la massima felicità possibile conseguibile su questa terra. Ma, essendoci intervenuto il peccato, tutti questi atti erano al tempo stesso offerti al Padre come soddisfazione e riparazione, gli atti cattivi. In che senso? Tanti sono gli atti, non lo so, le parole malsane, le bestemmie, le mormorazioni, le maldicenze dette dagli uomini. Quanti sono i discorsi buoni, quindi le parole sempre formulate a proposito, senza mai peccare, pronunciate dalla Madre Santissima di Gesù, nella Divina Volontà. E quindi nella Divina Volontà possono raggiungere tutti gli uomini di tutti quanti i tempi e porre un argine, diciamo così, una riparazione, un controbilanciamento al male operato dalle umane bocche. E al tempo stesso, altro particolare che nota Gesù, facendo questo si dà oggettivamente alle persone il bene impetrato e prodotto da questa particolare modalità di agire, in modo tale che il bene resta a disposizione delle anime e appena parte la molla della conversione se lo ritrovano in sé come proprio. Questo è quello che ha fatto Gesù sulla terra. Il culmine di questa operazione è stato, diciamo, la piazza pulita del male che l'ha preso tutto su di sé. Non soltanto chiaramente nella concentrazione, diciamo così, della Settimana Santa, quindi dalla Domenica delle Palme in poi, in particolare con quello che la Chiesa chiama il Triduo Pasquale, ma anche con tutte quante le sofferenze e le croci interrotte, come rivelò a Santa Margherita Maria in occasione della rivelazione del Sacro Cuore, tutte le pene e le sofferenze interrotte che ha offerto e sofferto durante tutto l'arco della sua vita, in atto ovviamente di ininterrotta offerta al Padre. Questo è ciò che ha fatto Gesù nella divina volontà. E vivere nella divina volontà significa, alter Christus, proseguire e continuare oggi nel tempo queste operazioni. Quali sono? Nei miei sguardi prendevo gli occhi di tutte le creature, nella mia voce le loro parole, eccetera, eccetera, nei miei piedi i loro passi, nel mio cuore gli affetti, eccetera, no? E facendoli come miei, in questo divin volere, la mia umanità soddisfaceva il Padre e mettevo in salvo le povere creature. Ora, perché non puoi farlo anche tu? Ecco, per chi mi ama, tutto è possibile unito con me. E poi Gesù spiega che questa fu la vita della sua umanità sulla terra, la continua nel cielo tuttora adesso, perché l'umanità di Gesù è viva adesso in cielo, e soprattutto la continua nel Santissimo Sacramento. Apriamo qui una parentesi un pochino più approfondita, come accennavo. Voi immaginate quanti e quanti sono i tabernacoli abbandonati che esistono nel mondo? Quante volte Gesù se ne è lamentato? E quanto oggetto, diciamo così, di preghiera, di devozione, in parte di struggimento, no? È stata questa realtà per non pochi santi che si addoloravano dei tabernacoli abbandonati e avevano come devozione personale appunto quella di fare le ore di adorazione riparatrici, appunto per riparare a queste solitudini in cui il divin prigioniero, come veniva devotamente chiamato da una certa tradizione, stava nei tabernacoli, no? Ore e ore e ore completamente da solo.
Ora, certamente Gesù rimane nei tabernacoli in adempimento, come sappiamo, della sua promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Lì c'è una ininterrotta, come dire, offerta di amore, c'è un ininterrotto canale di amore, fiume di amore, che è a disposizione di chiunque voglia andare a prenderlo. Certo che bisogna mettercisi davanti a Gesù Caristia. Anche dinanzi al tabernacolo, d'accordo, perché non bisogna aspettare soltanto che Gesù sia esposto e pubblicamente in solenne adorazione, no? Certo, quello è il momento in cui, a quanto insegna la tradizione della Chiesa, è lo stato, diciamo, in cui si trova Gesù sacramentato, in cui maggiori fluiscono le grazie, questo è in dubbio. Ma quando stiamo davanti al tabernacolo, noi stiamo davanti a Gesù, no? C'è semplicemente un altro velo, che è quello della porticina del tabernacolo, sopra il primo, che è quello della specie e degli accidenti, no? Attraverso cui è velata la sua presenza, che è appunto la sacra ostia, che lo nasconde. Quindi per tutti, cioè io dico sempre a tutti, non esiste problema nazionale, io uso le stesse cose che la Madonna ha detto per il rosario, nazionale, internazionale, di guerre, di cataclismi, che non trovi soluzione dinanzi al Santissimo Sacramento. Dobbiamo sempre ricordare il sogno di Don Bosco: l'Eucaristia e la Beata Vergine Maria sono i nostri tesori. Quindi il cuore della nostra vita interiore è data dalla tenera devozione alla Madonna e dalla recita assidua del rosario, rosario, rosario. E preferibilmente bisogna fare il possibile per riuscirci intero. Intero significa dopo l'intervento di San Giovanni Paolo II, che ha aggiunto i misteri luminosi di 200 Ave Marie, quindi di quattro misteri, e poi l'Eucaristia, 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 l'Eucaristia. Ore e ore da trascorrere ai piedi di Gesù sacramentato. Primo perché gli si danno gioie immense, perché Gesù è rimasto nel Santissimo Sacramento. E per adempiere la sua promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, ma ecco che oggi veniamo a sapere che è rimasto anche per un altro motivo. Perché noi sappiamo che nel Santissimo Sacramento sussiste la Santissima Umanità di Gesù, attenzione, viva, presente e operante, eh? Noi vediamo il Santissimo Sacramento come una cosa apparentemente inerte, e questa è grandissima umiltà del figlio di Dio, che si va a nascondere dietro un'apparenza di questo genere e quindi si espone, purtroppo non senza drammatiche conseguenze, all'incredulità dei fedeli e al rischio di essere trattato come un oggetto, come una cosa simbolica, senza valore. Ed oggi se ne vedono più che mai di oltraggi e di mancanze di devozione e di rispetto all'Eucaristia. Ed è una piaga, purtroppo, che ferisce in parte la Santa Madre Chiesa, ma soprattutto la vita dei suoi figli, perché la Santa Madre Chiesa in se stessa non può essere ferita per la sua santità. Però purtroppo nei suoi figli, quindi nel comportamento dei membri che ne fanno parte, la ferita si vede e compare. Quindi ha accettato questa umiliazione estrema come supremo testamento di amore, che richiede tutta la nostra gratitudine. Ecco perché, figlioli, quando in parrocchia si fa un'adorazione eucaristica, io consiglio vivissimamente, se possibile, di andarci, perché certamente non c'è nessun obbligo, non c'è nessuna pena di peccato mortale, insomma, però chi vuole vivere nella divina volontà esce da questa logica, quindi non possiamo stare a chiederci: se non faccio questa cosa è peccato, vabbè, allora chi se ne importa, se non è peccato non la faccio. Chi sta nella divina volontà deve chiedersi qual è la cosa gradita al Signore, quindi qual è la divina volontà adesso. La divina volontà non sempre si manifesta a noi come obbligo, e anche quando lo fa come obbligo, tipo nei 10 comandamenti, è sempre un obbligo e comunque lasciato alla nostra responsabilità, non è una costrizione. La costrizione mai, Dio non conosce costrizioni e non obbliga nessuno in questo senso. Però la divina volontà, ecco, che oltre che a esserci dobbiamo farla, non dimentichiamolo mai,
Molte volte si manifesta in cose che non sono obbligate sotto pena di peccato, no? Ma è chiaro che se una persona vive nella divina volontà, deve stare in questa tensione, no? Stasera c'è l'adorazione in parrocchia e c'è la partita della Roma, o della Juve, o del Milan, o di chi te pare. Che faccio? Qual è la divina volontà? Capite, questa è una domanda un pochino retorica, no? Non c'è niente di male a vedersi una partita della Roma, della Juve, ma se è la sera che fanno l'adorazione in chiesa, che facciamo? Ecco. Però adesso, a prescindere dalla nostra risposta, era doveroso, insomma, evidenziare questa gratitudine, questo amore che dobbiamo avere a Gesù nel Santissimo Sacramento, e anche come è lì che si decide la nostra esistenza, lì davanti. E Gesù nel Santissimo Sacramento, con la sua umanità viva, e qui insomma, ecco, io vi dico subito che il documento, a mio avviso, più chiaro e più esplicito sull'Eucaristia, quello che quando lo lessi la prima volta ero seminarista, mi aprì un orizzonte molto poco conosciuto, ma è la Mysterium Fidei di Paolo VI, dove spiega in maniera assolutamente magistrale, ecco, veramente da Papa qual era il mistero della presenza di Gesù nell'Eucaristia. E cosa fa nell'Eucaristia? C'è la Santissima Umanità vivo operante, Gesù nell'Eucaristia continua a fare gli atti che faceva quando era sulla terra. Continua. Continua a pensare, continua a guardare, continua a riparare, continua ad offrire. D'accordo? Non ci va nessuno a visitarlo, Nella divina volontà, l'umanità di Gesù sussistente in quel tabernacolo, in quell'ostia, dice al Padre: ti offro la sofferenza, ti offro la desolazione e la tristezza che provo negli animi da parte delle creature ingrate, e a causa di questo mio stato di solitudine io metto il mio ti amo nei loro cuori, richiamali a te, o Padre. Quindi, ecco, cose di questo tipo, di questo genere. Gesù continua a farle. E tutto questo, ecco, è quello che viene chiesto anche a noi. Quindi noi dobbiamo concepire, l'abbiamo visto anche ieri, la vita nella divina volontà, non soltanto in chiave di santificazione personale, ma in chiave di missione ecclesiale, anzi, ancora di più, di missione universale. Cioè, noi possiamo cooperare alla conversione e alla salvezza del mondo tanto quanto impariamo ad agire nella divina volontà. E ripeto, farlo nel modo migliore, più efficace, meno appariscente e senza nessun tipo di controindicazione. Ripeto, ribadisco e continuerò a farlo: alla Chiesa non serve e non servono polemiche, chiacchiere, discussioni, giudizi, critiche, d'accordo? Persone con più o meno competenza che si arrogano anche il diritto di dire quello che devono fare i membri della gerarchia, quello che devono fare i cardinali, quello che deve fare il Papa o non deve farlo, eccetera, no? Questa non è assolutamente roba giovevole da farsi, gradita a Dio, e non c'è proprio nulla a che fare con la vita nella divina volontà. I membri della gerarchia sanno bene quello che devono fare e lo devono sapere. E se non lo sanno, ne renderanno conto al nostro Signore. Punto e basta. Il nostro compito non è alimentare interminabili discussioni, fomentare confusioni, disagi, perplessità, dubbi o robe di questo genere. Il nostro compito è agire divinamente. È far scendere il cielo in terra. D'accordo? Sei proprio sicuro che il tuo parroco faccia qualcosa che non va? Benissimo, fai un bel giro nella divina volontà, d'accordo? Mettiti nel cuore del tuo parroco, mettici il tuo ti amo, come Gesù spiega bene a Luisa, e metti il tuo ti amo nella sua intelligenza, nella sua bocca, nelle sue mani, nei suoi piedi, nelle sue opere, e invoca su di lui l'avvento del regno della divina volontà. Basta. D'accordo? Così, se c'è veramente qualche cosa da correggere, stai tranquillo che la Divina Volontà provvederà nei tempi, nei modi, e
e nelle forme che lei conosce. E se invece non c'era niente, ma tu hai visto lucciole per lanterne, a mettere un ti amo nel cuore del tuo parroco sicuramente non hai fatto niente di male, non hai scandalizzato nessuno, non hai seminato zizzania, non hai combinato guai, hai semplicemente fatto comunque un gesto che sicuramente porterà grazia e santificazione anche al tuo parroco. Chi è che vuole stringere in sé questo santo volere racchiudendo tutti noi insieme? E quanto bene può ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra? I figli della Divina Volontà hanno questa altissima vocazione, far scendere il cielo in terra. O Divina Maria, tu come Gesù sei stata la prima ad operare in tutto e per tutto nella Divina Volontà, a portare il cielo sulla terra, a riparare tutti gli atti disordinati degli uomini, ad elevare e nobilitare tutti quelli buoni, a presentarli attraverso il tuo cuore purissimo, unito alla Divina Volontà, al trono dell'Altissimo. Noi riconosciamo questa tua eccellenza e te ne ringraziamo e desideriamo la tua scuola e sotto la tua guida imparare questa forma eccellente e piena di amore, di carità, di santità che il tuo figlio Gesù ci ha rivelato dopo averla fatta vivere a te per prima. Noi non abbiamo altro che da chiederti, adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae, e che il regno del Fiat Supremo venga presto in tutte le nostre anime, perché se ne possano vedere i benefici immensi nella Chiesa e nel mondo. Come proposito per oggi, io direi di portarci nel cuore questa rivelazione di ciò che la Santissima Umanità di Gesù continua a fare nel Santissimo Sacramento, cioè la perpetuazione e la continuazione degli atti che faceva lui sulla terra e che noi siamo chiamati a continuare ed operare nella nostra umanità fusa col divin volere, come altri Cristi e continuatori di Gesù. Anziché fare la giaculatoria, concludiamo, ecco, con un momento di preghiera che deve caratterizzare sempre l'inizio e la fine della meditazione, con un piccolo giro, ecco, che ci aiuti un attimo a comprendere come possiamo fare in tante circostanze per portare il cielo sulla terra senza portare scompigli e disordine nei cuori di nessuno. Divina volontà, io mi fondo completamente in te. Gesù, ti amo con la tua volontà. Gesù, ti adoro con la tua volontà. Ti lodo con la tua volontà. Ti benedico con la tua volontà. Ti ringrazio con la tua volontà. Ti glorifico con la tua volontà. In questo amore, in questa adorazione e in queste benedizioni e lodi nella tua volontà, io ti porto tutta l'umanità di ogni tempo e di ogni luogo. E metto tutti questi atti di adorazione, di lode, di amore nei cuori, sulla lingua, nelle menti di ciascun uomo che è, che era e che sarà. In riparazione di tutte quante le bestemmie, i disamori, i pensieri cattivi, le lontananze da te che ciascuno di essi possa fare, ed anche per impetrare per tutti e per ciascuno nei loro cuori l'avvento del regno del Fiat Supremo. Giro nella tua volontà e entro nei cuori e nelle bocche delle persone che conosco e che appaiono in alcune circostanze muoversi e agire fuori dei tuoi divini voleri, e mentre nella tua volontà li perdono, li amo e chiedo per loro ogni bene, mi fondo con la tua volontà.
e mi metto sulla loro bocca, nei loro cuori, nei loro occhi, nelle loro menti, nelle loro volontà, nelle loro mani, nei loro piedi, per riparare ciò che di non buono i tuoi occhi fanno, per invocare il tuo amore su di loro, per ricambiare in luogo loro l'amore che non ti danno e per impetrare per ciascuno di loro, insieme alla conversione, l'avvento del regno del divin volere. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, nei cuori di tutti e di ciascuno. Affretta il tempo felice in cui il tuo regno beato sarà diffuso su tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risolvi il tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre, comunichi ed imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo intelletto il suggello della tua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu le ricevi tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, le spine, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.